cosa a livello professionale. Io mi porto anche l'acustica e sasso, ma puoi va bene? Portare, puoi che portare bello, tutti facciamo quanti una loro. Diretta facciamo radio, una diretta sì. A tutti e tre. Antonello, abbiamo un brano da dedicare, un brano tecnologico sì, riguardante questo sarà argomento. Sarà passato sicuramente per la radio. Guarda che noi abbiamo preso seriamente in considerazione, noi veniamo e facciamo questi cose, ci teniamo tantissimo. Lui canta e suona, io faccio un balletto e lui pure fa il balletto con me. Antonello. Eccoci qua, eccoci di nuovo in studio. Stiamo chiacchierando tra noi sì, con Angelo Sasso in Ciuci di Quartiere e il nostro Antonello all'acustica. Ragazzi, veramente. Avevamo aperto la nostra chat. Così. È bello per la domenica ritrovarci qui. È bello soprattutto stare con voi da Tanto casa. L'acustica, hai un brano inerente alla bellezza, all'estetica, qualcosa che ci riporti all'argomento con il professor Tirone? Sì, infatti, io la dedicherei a una cara amica. Perché dopo a me piaceva più, veramente piaceva prima, forse era particolare, un nasino, poi dopo però fatto qualcuno con la tecnica antiquata il naso. Sì. Ma dopo è normale vedere quel livido, professore, perché tutti quando una volta operato ci sta quel lividone caratteristico, allora, che grossi, prende i grossi lividi non ci dovrebbero essere con questa tecnica. Ah, okay. Una piccola soffusione sotto qui. Piccola. O a certe volte nemmeno. Ah, che ho visto questa amica mia, ti ripeto, che c'aveva un lividone che non prima mai. Lasciatelo dire, e anche stavolta so che non mi crederai. Eri davanti a me, davanti agli occhi del bambino.